Siamo quasi arrivati al nostro hotel, mancano solo 20 km in macchina. È proprio così, sarà una splendida vacanza. È estate ed è giusto che ci riposiamo. Abbassa un po' la radio però, che mi sta distruggendo i timpani. Ma che succede? La macchina si è spenta, mannaggia che sfortuna. Mi sa che abbiamo finito la benzina. Oh no, e ora che facciamo? Non lo so, magari in questa casa hanno qualcosa, proviamo a chiedere. Ma che cavolo, ti avevo detto di fare benzina a quel distributore, stupidino. Ma che cavolo, la colpa non è mia, hai capito? No, è tua assolutamente, perché ti avevo detto di farla prima. Sì, vabbè. Ma la troveremo, vedi, è una bella villa. Un po' sporca però. È un po' tanto sporca, c'è una villa secondo me qua ci abitano i ragni. Beh dai, andiamo a vedere. Va bene, allora attenzione. La casa sembra abitata, vedi, c'è una macchinetta. Sembra una 500 che guidava mia nonna. Va bene, ho capito, ti piacciono le nonne. Adesso possiamo trovare la benzina? Sì, speriamo che sia qui dentro. Non so, provo a bussare la porta. Sì, ma cos'è sto liquido? Ma mi sa che qua qualche nonna ci ha pisciato dentro. Sì, ma poi guarda questi cosi, questi paletti. Ma che cavolo è questa porta? Non lo so, andiamo, vai. Non siamo in Italia, siamo in America. E qua sono tutti un po' strani. Toc toc. Yeah. Il lupo mangia tigrotti. No. Ma no, tigrotti no, tigrotti no, perché io sono un tigro. Ma guarda, è aperta, ma siamo scemi. Scusa, i ladri entrano così tranquilli, strano. Boh, non so, è invitante la casa, guarda, c'è anche un fuoco. C'è un fuoco, la casa ha fuoco. Oh, ma chi è sto pazzo? Chi è sto pazzo che teneva il fuoco in casa? Guarda, c'è pure un pianoforte. Bello, suoniamo qualcosa. Parapappa, pappa, parapapparapappa, parapappara. Porca vacca, ma spero che non sia quella la nonna di questa casa. È bruttissima! Sicuramente questa non è una nonna. Ma sembra più un mostro. Un mostro travestito da nonna, probabilmente. Hai notato il pianoforte? Ma questo no! È vero! Pensavo che fosse una decorazione di Halloween, sai, tra le mille ragnatele che ci sono attorno. Mi sono confuso. Sentivo puzza di marcio, ma che cavolo, questo è uno scheletro! Quindi veramente uno scheletro. Questa cosa non mi piace. Guarda, un fiume di sangue pure. Ma quanti ne ha fatti fuori? Ma è la nonna. Li torturava. Dovremmo uscire se la porta non fosse chiusa a chiave per colpa mia, che l'ho appena cliccata e ora non si apre più. Allora ascolta, tu hai dei problemi seri in quel cubo. Ma che scusami. Libri di alchimia. Era una studiosa e oltre che una sadica masochista. Fammi leggere, pazza. Fammi leggere. L'albero fatato e l'anima oscura, tenebra anima. Che due castagne! Non abbiamo tempo! Dobbiamo prendere la benzina! Ah, ebbene, okay. Aspetta, allora, qua cosa c'è? No, vabbè, qua non ci entro. Non voglio essere diventare come lui, con le gambe. Con le mani aperte, tipo. Whee! Slenderina? Non so, ho già sentito questo nome in un universo alternativo. Ma che bocca grande che hai! Questo è davvero una casa di pazzi. Vedi qui che sta scritto: Rituale Alfa. Sì, Alfa, Omega e Chihuahua. Adesso che cos'è sta roba? Che cosa può essere un rituale con due cactus messi a cacchio di cane con un teddy bear porta sfortuna? Aspetta, ma a proposito di teddy, ma qui c'è un teddy. Ah, è vero, in effetti c'è un teddy. E c'è anche un libro, fammi leggere un secondo. Mamma, ti voglio bene, scusami, ma devo adnare. Aveva dei problemi con la grammatica questa. E può darsi. Sono successe troppe cose, slendrina. Cavolo. Boh, che faccio? Lo prendo? No, ma che prendo? E se poi... L'ho preso. È un sortileggio. Non lo so, non le streghe. Ah! È grosso! No, no! Sì. Dimmi, tigrotto mio, che succede? Non lo so. Mi sono appena svegliato. Ero in coma. Anche io. C'era una nonna che ci ha tirato un piede di porco, un magagno in faccia. Un mattarello. Ci ha fatto le lasagne. Ci ha steso come panni. E adesso che facciamo qui? Siamo ingabbiati. Ingabbiati. Però mi devi svelare un segreto. Come fai a ridere in situazioni del genere? Felice anche in gabbia. Cos'è quella cosa? È una maschera, per forza. Fatti aprire. Dov'è la maschera? Dov'è l'inghippo? Dov'è l'inghippo? No, basta, basta. Ho un'idea. Mentre tu eri lì a sonnecchiare in coma, io ho sentito una cosa. Cosa hai sentito? No, sotto i piedi sentivo che qui sotto c'è qualcosa. Ah, cioè hai sentito che praticamente... Ah, vedi quando camminiamo qua? C'è un rumore. Senti questo rumore? È un rumore un po' più rumoroso e strano. Sì, tipo una scorreggia. Aspetta, fammi vedere. Ancora. Che cavolo? Ce la faccio? Ecco qua. Oh, ok. Ma sì, c'è il piccone della nonna. I due picconi, quello con cui ci ha frantumato il viso. Era per farti venire il ricordo, per farti capire meglio.
Quindi bene, con questo possiamo uscire. Cavolo, ottimo, sì. Oh, ok. Perfetto. Dove vai? Non sappiamo dove ci troviamo. Cos'è questo posto? Infatti, ma è un circo, c'è chiuso in un circo. Ma è proprio una clown. Però adesso c'è un problema. C'è un problema, Tigrotto. Non abbiamo la benzina ancora per la macchina. Dobbiamo tornare a casa di Granny per forza. Dobbiamo prendercela. Allora ascolta, tu con la testa non stai bene, ok? Tu sei un pappamolla, però vuoi fare il grande. Gabby, non siamo degli eroi. Come non siamo degli eroi? Io ho un piede di porco in mano. E quindi sei un supereroe. Super piede di porco magagno sul muso. Aia, ok. Questo è il mio superpotere, tirare magagni sul muso alle persone che non dicono che io sono un eroe. Io sono un eroe qui. Io sono un eroe. Ripetilo con me, dobbiamo crederci eroi se vogliamo essere eroi, capito? Ok, e come ci chiameremo? Che ne so... Super Tigrotto e io Cubo Roteante. Guarda. Vabbè. Ah, il nostro camper è ancora vivo ma senza benzina. Sembra ancora lampeggiare. Quindi proviamo ad entrare, magari la troviamo da queste parti. O magari potremmo rubargli la macchina, non lo... Oh, l'ho vista! C'è una tanica. Ok, no, non voglio prendermi una 500 della nonna. Voglio entrare in casa e prendermi subito la benzina. E sai cosa faccio? Già che ci siamo, io mi riprendo quel Teddy maledetto. Io me lo riprendo. Fancuore. La nonna ancora non c'è. Nonnina, bene, non la vedo. Perfetto, ecco la Jerrican. Perfetto, sì. Con questa possiamo rifullarci tutto. Vai, dai. Ah, ok, adesso metto la benzina, tra l'altro. Guarda com'è bella. Guarda, un bel minibus. Ma guarda che la cosa più bella invece è quel coso lì sopra, cioè il mio logo. Certo. Ah, bello. Ho speso un sacco di soldi per farlo. Hai fatto per me, mamma mia, sei il mio migliore amico adesso. Grazie. Prima non lo so, ma adesso sì. Comunque dai, la benzina l'hai messa, che ce ne andiamo via da questo luogo del cacchio? Sì, andiamo. Ok, perfetto. Oh, c'è una cosa brutta, sta succedendo una cosa brutta. Granny ha preso la macchina. E questi sono pazzi. Scappa, vuole seguirci la pazza. Allora non da dosso il muro. Non è quella facile. Ci sta seguendo. Quella ci sta seguendo. Ma ci sono pazzi di blocco, l'hai sfondato. Ma sei un pazzo furioso. Ma chi ti ha dato la patente? L'hai trovata nei Kellogg's Frosty tu la patente? Ti ho detto che non ce l'ho la patente. E questo è il problema. Allora perché stai guidando tu? Dovevo guidare io. Però anch'io non ho la patente. Vabbè. Forse, ma sai che forse non ci segue più? Sei sicuro? Non lo so, penso di sì. Aspetta, torniamo lì. Proviamo. Posso? Oh no, Gabby! Cosa? Vai qua! Corri! Scappiamo! Ma stai scherzando? Ma no, non scherzo. Mamma mia, no, hai un mitra nel camion quando serve. Ma perché ti schianti di nuovo? Che cavolo! Svolta a destra! Ma non mi schianti dopo! Basta, io esco da solo! No! Io so che moriremo se... Io so l'istinto mi dice che morirò. Ci sta seguendo ancora. Oh, dobbiamo trovarci una casa. Dobbiamo trovarci qualche... Io mi nascondo qui. Qui c'è una casa. Non credo ci abbia visto. Ma sto cercando. Ma no, supermercato. Dove vai? Vedono le patatine. Dov'è il supermercato? Ecco le patatine. Vabbè, posso andare. Magari, che ne so. Vabbè. Ok, qui una carota, okay. Tu somigli a una carota. Tu sei da color carota. Fai live e fai finta di essere una carota. Okay. Mi raccomando, credici tanto. Io, siccome ho la faccia rossa, faccio finta di essere la Coca-Cola. Bene. Io sono una Coca-Cola, tu sei una carota. Sono una carota. Sta funzionando. Sono una carota. E la nonna vuole fare la spesa, guarda. Ha preso il secchietto, sta facendo la spesa. Vuole prendersi le mele. Eh beh, anche lei si alimenta. Dopotutto è arrivata a 98 anni mangiando. Ma quanto mangia la nonna? E come fa? A 98 anni comunque è magrolina, per il suo fisico. Complimenti. Lei si tiene in forma. Scappa! Chiudi! No! No, non te lo daremo mai, nonna! Non te la daremo mai! No! Oh, cavolo! È ancora molto incacchiata, Gabby! Ok, aspetta! Nel Teddy c'è scritto qualcosa! Ma come? Sui suoi capelli c'è una scritta. L'etichetta. Sì, l'etichetta dice cimitero. Non lo so perché, però mi sa che dobbiamo andare al cimitero. Forse ci vuole morti. Vamos. Non abbiamo tempo. Andiamo. Tieni, ritieni sto coso, ritieni tutto tu. Tu sei l'uomo mille pare. Io devo essere più leggero per correre più veloce. Oh, porca vacca, Gary, ci sta ancora seguendo. Andiamo al cimitero, è l'unico modo, non abbiamo più la macchina. Porca vacca! No, è vicinissima! Aspetta! Chiudo il cancello! Vai, chiudi! Ho premuto! Granny! Le granny sono appena iniziate! E ora sai cosa faremo noi? Hai ancora il Teddy?
Certo, eccolo qui. Granny, te l'abbiamo fatta. Ecco qui, vedi il tuo peluche col cavolo. Guarda che è un piccone. Dai, dobbiamo andare. Stai scherzando? No, 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 no. Dobbiamo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare. Cupola di Franchina. Franchina, chi è Franchina? No, detta anche Slendrina. Ok, è qua che dobbiamo andare. È qui che dobbiamo mettere. Ok, ok, perfetto. Mettici, mettici il Teddy. Mettilo bene. Forse riusciamo a spezzare la maledizione, vai. Mettici tutta la tua potenza, e che cavolo. Sì, è facile, Gabby, è bello parlare, lo devo passamelo, fare io. Passamelo, passamelo, lo metto io. Ok, aspetta. Facciamo così. Oh, perfetto, l'ho messo, l'ho messo. Guarda che bene, ci sta perfetto. Ok, ho sentito un rumore, ho sentito un rumore, abbiamo sicuramente attivato. No, c'è Granny, è la fine. È la fine, è riuscita ad entrare. Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo. Una con me, spada, non ho niente. Siamo fritti, siamo fritti. Aspetta, ho sentito qualcosa dietro quest'albero. Ho visto anche qualcosa. No, c'è, ho visto una c'è Granny e Slendrina. La riunione di famiglia. Ma che sta succedendo? Mi stanno parlando. Ma tutto bene. Loro non sono cattivi. Mi hanno aiutato. Hanno spezzato la maledizione. Finalmente posso volare in paradiso. Quel Teddy lo tenevi per egoismo. Non mi volevi lasciare andare via. Mi volevi con te per sempre. Ma io finalmente adesso sono libera. Addio, nonno. Ma che cavolo è appena successo? Cosa ho appena visto? No, ho visto Slendrina tirarti una splash potion di invisibilità. Ma che paradiso è paradiso? Ti è tirata una splash potion di invisibilità. Ma stiamo scherzando? Ma usano i trucchi. Admin, admin, potevi salvarci prima. Andiamocene. A questo punto è fatta. È finita così. Granny sistemato. Ritorniamo al furgoncino, dai. Torniamo al furgoncino. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Che è ora di scappare. Non voglio più vedere Granny, grane, granite. Dai, la granita sì. Betty Grotto. Tutto bene. Quel che finisce bene. Beh, dai. Dai, mettiti al volante. Che torniamo a casa. Ah, mamma mia. Finalmente abbiamo la benzina. Finalmente la nonna è sparita. Andiamo a casa, dai. Cioè, ma aspetta, perché ci hai riportato a casa di Granny? Ho un'idea. Quale idea? Sai, Granny ci ha fatto perdere molto tempo, ci ha quasi ucciso e messo tanta paura. Ormai è un coma, è un coma costante. Quindi dobbiamo ripagarla con la stessa moneta. In che senso? Cosa vuoi fare? Adesso capirai se faccio... Ta-da! Ma che cosa? Ma tu sei un pazzo, ma tu sei un figlio di trota, ma tu sei proprio una tigre diseducativa. Piace anche a me questa canzone, vado anch'io. La la la, piripipi, parapapà, per patienti, tutto il dì, nella casa di Granny. Oh, dai, cantiamo assieme. Mi sa che rievocheremo sia Granny che Slendrina con questo piccolo rituale. Vai! Oh! 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 Kaboom! Tutto è bene quello che fa Kaboom! Ovvio! Va bene, addio Granny! È stato un piacere! Guarda le grane, ce la sono lei. Dai, verso nuove fantastiche avventure, tigrotto mio. Non abbiamo tempo da perdere. Ci aspettano degli strani amici. Era uno scheletro, lo so. Faceva barabappa quella voce. Non lo so che cosa faceva. Ma adesso andiamo. Andiamo, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Oggi ci è andata bene. Ma nei prossimi episodi, chissà come ci andrà. Restate sintonizzati per nuovi episodi. Ciao, ragazzi.